E ben ritrovati nel nostro viaggio di Voglia di Sud che oggi ci porta qui nel Salento. Siamo nel territorio del gruppo di azione locale Capo di Santa Maria di Leuca. È un GAL che riunisce ben 18 comuni, si va da Nociglia fino a Santa Maria di Leuca. Ed è un GAL che opera da oltre 20 anni sul territorio per la promozione della storia, della cultura, del turismo rurale, dei prodotti agricoli. Beh, insomma, la promozione di un territorio interessantissimo per le sue risorse, per la sua ospitalità, la sua accoglienza, la sua ottima cucina e gastronomia. E partiamo oggi per la scoperta di quello che il turismo rurale, ma anche gli appartamenti, i luoghi, la storia e anche il GAL. E partiamo proprio da Ugento, da questa bella, meravigliosa masseria, antica torre qui sul territorio, nelle campagne di Ugento. La masseria è davvero bella, antica, è una torre antica. Sì, è, diciamo, una masseria fortificata perché in mezzo c'è l'elemento militare e per questo si dice fortificata. Vediamo le caditoie, vediamo anche le feritoie, vediamo anche questa scala che sale al piano superiore. Oggi sono tutti ambienti arredati e accoglienti. Sì, e è diventato un agriturismo da pochi anni e cerchiamo appunto di dare rilevanza sia all'elemento storico, sia cerchiamo anche di dare un'ospitalità che sia sostenibile, cioè puntiamo anche sul turismo sostenibile. Il GAL è intervenuto su due progetti che voi avete richiesto. Il GAL è intervenuto e ci è stato di grandissimo aiuto perché siamo riusciti a realizzare un ultimo alloggio che ci mancava, a sistemare le aree verdi e soprattutto a realizzare la fitodepurazione, che è un sistema di riciclo e riutilizzazione dell'acqua che proviene dai bagni e degli alloggi, e acqua che poi viene utilizzata nel giardino. È un'occasione sicuramente per accogliere, ma cosa chiede chi viaggia e chi viene qui nel Salento, nel territorio del GAL di Capo di Santa Maria di Leuca? Noi siamo anche un'azienda biologica certificata, quindi diciamo quello che cerchiamo di dare, oltre ad una bella atmosfera e a fargli conoscere i beni architettonici che penso siano unici al mondo, e vogliamo anche offrirgli, diciamo, dei prodotti sani, un ambiente sostenibile. Ci teniamo anche a puntare sull'utilizzo e sulla conoscenza, per esempio, del grano Senatore Cappelli, l'abbiamo riproposto, dei nostri pomodori di Morciano, e speriamo appunto che questo sia, pensiamo che questa sia la direzione giusta. Le proposte e gli interventi del GAL sono partiti proprio da questi progetti, con un bacino, con un impianto di fitodepurazione. Fito quindi utilizza anche le piante. Le piante, esatto. È un sistema naturale che ci permette di recuperare le acque delle cucine, dei bagni e depurarle in maniera naturale con l'utilizzo di piante e stoccare quest'acqua per poi riutilizzarla a fini irrigui all'interno del giardino, all'interno delle aree verdi della masseria. E quindi è un ciclo completamente chiuso, estremamente sostenibile in un paese come questo, dove l'acqua è un bene prezioso. Filippo, tu porti l'esperienza dell'agronomo e del paesaggista, e qua vediamo in questa masseria che si mantiene nella sua autosufficienza dal punto di vista proprio dell'agrumeto, degli spazi anche per gli ortaggi. È proprio una masseria che, come una volta, doveva vivere e sussistere con tutte le sue forze.
Esatto, l'idea era che questo progetto di sistemazione fosse bello per i turisti, ma ci fosse anche riconoscibilità da parte delle popolazioni locali, cioè che si identificassero in questa interpretazione della masseria. Quindi anche se effettivamente è un giardino, a tutti gli effetti ha questo spirito agricolo che viene ripreso negli orti, viene ripreso anche nell'utilizzo delle misure storiche antiche salentine nella divisione degli orti, quindi c'è proprio questa identità forte nel giardino anche. Le antiche chiusure. Esatto. Un viaggio che continua qui nelle campagne di Ugento e qui un'esperienza particolare di turismo, ma turismo rurale anche di eccellenza. Il GAL è intervenuto nel recupero architettonico di questa antica masseria. Le tre macine ci dicono che qua sicuramente c'era il frantoio all'interno di questi ambienti che architettonicamente ci portano indietro nel tempo, ed è qui l'intervento del GAL. Sì, Masseria Gialli attraverso questo intervento ha saputo un po' trasportare un po' con la sua atmosfera queste macine, quella che rievoca il frantoio. È una masseria storica, perché qui ne parla addirittura D'Annunzio, Trilussa, quindi forse sono passati anche da qui? Alcuni passaggi sono stati importanti da parte di questi interpreti per il panorama culturale italiano, come Trilussa e D'Annunzio. E poi abbiamo ambienti che si distinguono tra quella che è la parte antica, forse quella del 1200, e quella aggiunta nel 1700, perché qua tutto si sviluppa su un unico piano. Esattamente, la parte diciamo più vecchia è quella datata del 1200, come dall'archivio storico e della città di Lecce ha potuto documentare. Invece la parte che riguarda la dimora gentilizia, e quindi la silhouette frontale che al momento rappresenta Masseria Gialli con la sua facciata molto caratteristica, e quella invece relativa dal Settecento fino ai primi del Novecento. Al GAL cosa avete chiesto? Il GAL ha saputo intervenire in maniera sapiente con i suoi interventi finanziari, e solo dire un grazie, perché attraverso il loro contributo si è potuto finalmente restaurare e ripristinare e dare lustro a questa masseria. La promozione del territorio passa anche attraverso la promozione dei suoi prodotti, della sua terra. Qui abbiamo visto anche degli orti attorno a questa masseria, e questa è anche masseria didattica. Sì, masseria didattica per seguire appunto la filosofia di Nonno Rocco, in modo tale da divulgare appunto la conoscenza sia dei prodotti agricoli sia del loro impegno appunto nei piatti, nel menù che proponiamo durante i soggiorni dei nostri clienti, ma anche esternamente divulgazione appunto delle vecchie tradizioni e della coltivazione agricola di un tempo, anche per le scuole e per gruppi di interesse della appunto agricoltura. E qua è possibile anche fare walking, passeggiate, trekking, perché abbiamo questa bellissima pineta, l'ambiente, gli ulivi, anzi c'è un ulivo davvero grande, sì, maestoso. È il nostro ulivo imperatore, che ha circa 11 metri di diametro, di circonferenza, e dove nel percorso della masseria, il percorso degli ulivi, uno dei percorsi della didattica, è possibile appunto ammirare tutta la nostra coltivazione interna di uliveti. Ed è proprio qui che noi incontriamo il direttore del gruppo di azione locale del capo di Santa Maria di Leuca. Una
l'attenzione del GAL sul territorio significa sicuramente attenzione a progetti innovativi di turismo sostenibile, ma soprattutto di valorizzazione della storia, del mondo agricolo, del turismo, dell'accoglienza. Beh, insomma, il GAL del Capo di Santa Maria di Leuca. Sì, il GAL del Capo di Santa Maria di Leuca, che opera ormai da 22 anni e cerca proprio di rilanciare il territorio valorizzando quelle che sono le risorse tipiche. E in particolar modo noi abbiamo cercato di dare un impulso al settore agricolo, che rimane il settore primario della nostra agricoltura, affiancandolo a quello del turismo. In questa tornata abbiamo finanziato molte iniziative di multifunzionalità, cioè multifunzionalità agricola vuol dire dare la possibilità all'impresa agricola di fare anche servizi nel settore del turismo e della didattica. Questo è un esempio in cui noi finanziamo appunto sia la ricettività che anche attività di didattica e di attività sociali all'interno dell'azienda agricola. Voi siete intervenuti su diverse masserie con diversi progetti anche? Sì, abbiamo finanziato 26 agriturismi in un territorio bellissimo che è appunto il territorio del Capo di Leuca, che è un territorio che comprende 18 comuni tra Ugento, Tricase e Santa Maria di Leuca, tutto il Capo di Leuca, che ha una storia particolare ed ha uno sviluppo economico molto particolare. Il Capo di Leuca è infatti la parte finale della nostra regione e della nostra Italia. Direttore, i prossimi impegni del GAL, inteso anche come agenzia di sviluppo locale? Sì, la logica nostra è quella di, una volta finanziate le imprese, di metterle in circuito. Mettere in circuito significa promuovere il territorio in tutte quelle che sono le sue peculiarità. Quindi la parte dell'azienda agricola da una parte, le aziende dell'artigianato tipico, le aziende del turismo rurale, tutte insieme per cercare di dare una nuova dimensione. Promuoveremo anche degli itinerari che puntano sulla valorizzazione delle risorse storiche e culturali del territorio, in una forma di sostenibilità diversa che punta a fare del Capo di Leuca una forma a rafforzare quella che è la capacità del territorio di della propria offerta turistica. Sono questi alcuni modelli di turismo rurale qui nelle terre del GAL del Capo di Santa Maria di Leuca. Ma restate con noi perché, come potete vedere, ci sono i fenicotteri rosa, ci sono i pelicani e c'è anche il gabbiano reale. Sono soltanto alcuni dei 500 animali che vengono da tutto il mondo e che ritroviamo all'interno di un'azienda, di una masseria nel territorio di Torre Paduli, frazione di Ruffano. Restate con noi perché il viaggio di Voglia di Sud continua. Ci vediamo tra poco.